Io a questo punto darei, pur molto rapidamente, la parola a Vincenzo Bianculli, che da lupo solitario, per così dire, ha elaborato un progetto che indirettamente attiene al campo tematico che abbiamo affrontato, ma che comunque ha una sua, ha un suo legame pertinenziale, quantomeno, che è formazione, lavoro, politiche e giovani. Vincenzo, che ci dici? Io ti farò un segno Va elegante bene. anche a questo punto, ma... Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che il mio lavoro, che inizialmente è solamente progettuale, cioè ancora la fase empirica, diciamo, non è stata attuata, quindi ho cercato di costruire questo progetto e anche immaginarlo in tutte le sue fasi, quindi da quella iniziale, che è quella di ricerca, sulla quale, diciamo, in questa fase iniziale appunto mi sono concentrato e immaginando anche la fase, diciamo, poi empirica e quindi anche quella poi vera e propria di ricerca. Faccio una piccola premessa, dico un po' quello che faccio perché, diciamo, così può essere anche spiegato meglio la scelta del tema. Io sono un consulente per la provincia di Firenze e quindi mi occupo di politiche giovanili, di orientamento al lavoro. Questo chiaramente mi ha dato la possibilità di avere un punto di osservazione privilegiato. E, diciamo, dal mio punto di vista, stando a contatto sia con gli studenti, con i giovani laureati, quindi con i ragazzi, e dall'altra parte anche con le pubbliche amministrazioni, ho pensato nel mio piccolo, diciamo, il titolo del lavoro è abbastanza impegnativo, specialmente di questi tempi, però ho cercato di immaginare come poter rispondere a questa domanda. Quindi quanto e come il sistema locale può favorire l'occupazione giovanile. A questa domanda diciamo, ho cercato di rispondere partendo, come dicevo prima, da una osservazione, da un'analisi del contesto, quindi analizzando un po' tutta quanta la legislazione sull'argomento. Finora fatto, le varie politiche intraprese e dall'altro cercando di intervistare tutti gli stakeholder, quindi tutte le persone che operano nel settore, diciamo, tutti gli attori sociali coinvolti, quindi chiaramente tutti gli enti locali, dalla provincia al comune, alla regione e l'università, chiaramente mi sono riferito al territorio di Firenze. Questo vuole cercare di creare un ritratto, una fotografia attuale fatta da chi realmente opera. Quindi, diciamo, le interviste sono state fatte sia, diciamo, alle persone che occupano dei ruoli dirigenziali, sia a persone che invece fanno sono degli operatori a contatto appunto con l'utenza. Oltre a questa parte, quindi di interviste agli stakeholder, quindi creando una mappa di questi stakeholder, nella prima fase di questo lavoro ho cercato di coinvolgere chiaramente anche chi poi beneficia di queste politiche, quindi gli studenti, diciamo tutti quanti i giovani, questo facendolo attraverso dei laboratori, un po' come diceva il professor Rossi prima, no? Cercare di coinvolgere attivamente tutti quanti poi destinatari di queste politiche, poi cercando di chiedere anche a loro un parere su come poter risolvere determinati problemi di non facile soluzione. Questo, diciamo, al contrario dei miei colleghi che hanno fatto l'intervento prima, chiaramente non è un progetto su un conflitto manifesto su un problema esistente, cioè il problema esiste, però chiaramente non è un problema dove ci sono delle posizioni già prestabilite, si tratta di mettere sul campo, diciamo, tutte quante i punti di vista, quindi il background di ognuno, per cercare di trovare un modo per risolvere, quindi negoziare in un certo senso
convergere in soluzioni condivise, perché solamente se troviamo delle soluzioni condivise possiamo poi riuscire ad avere delle buone politiche che realmente possano risolvere il problema. Credo che poi il problema fatto emergere dal professor Morisi è quello fondamentale anche nella discussione poi di questa idea progettuale, è quello di passare da queste proposte alla reale attuazione da parte degli enti pubblici o comunque di chi poi dovrebbe farsi carico delle idee che verranno fuori da questo contributo. Nell'ultima fase, poi nella seconda fase, l'idea è, dopo questa prima raccolta, di fare un town meeting dove tutti quanti gli attori possano ritrovarsi in uno stesso luogo fisico e discutere appunto di queste problematiche. Grazie, grazie. Prego. Molte.